Coronavirus, la regione avvia lo screening epidemiologico con test sierologici. L'obiettivo è monitorare l'andamento del contagio. Cura Italia, da oggi il pagamento indennità dei 600 euro per oltre 1.800.000 lavoratori. Palermo, ripresi i lavori dell'anello ferroviario dopo lo stop ai cantieri da parte del governo. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è mercoledì 15 aprile. Coronavirus. La regione avvia lo screening epidemiologico con test sierologici. L'obiettivo è quello di monitorare l'andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. Uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per contrastare il contagio da coronavirus e quanto verrà messo in campo in Sicilia attraverso un'azione mirata sulla base del parere reso nei giorni scorsi dal Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19 nell'isola. L'obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l'andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. Pur ribadendo l'importanza del tampone rinofaringeo, che resta comunque il principale strumento di rilevamento della malattia, sottolinea l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, attraverso i test sierologici puntiamo ad un'azione su un campione significativo della popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da una prospettiva più ampia. I test sierologici, ritenuti complementari al tampone, così come indicato al Comitato Tecnico Scientifico Siciliano, verranno condotti su precise categorie. Sul personale sanitario si effettueranno i test sierologici quantitativi, mentre per le persone che popolano le RSA, le CTA, le case di riposo, ad esempio, si procederà con i test sierologici qualitativi, cioè con le CARD. Nello screening epidemiologico che la Regione condurrà attraverso la supervisione del Dipartimento Attività Sanitaria Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, sono previsti infatti test per le forze dell'ordine, per gli uffici pubblici, la popolazione carceraria e comunque su una porzione significativa della cittadinanza siciliana. In Sicilia ci si interroga sulle modalità da mettere in pratica nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, a tal proposito sollecita un parere del Comitato Tecnico Scientifico nato per l'emergenza Covid-19 nell'isola. In Sicilia ci si interroga sulle modalità da mettere in pratica nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a tal proposito sollecita un parere del Comitato Tecnico Scientifico nato per l'emergenza Covid-19 in Sicilia. Quali strategie da adottare per il graduale ritorno a una vita normale, quotidiana, chiede il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al Comitato Tecnico Scientifico sollecitando un parere in ordine agli scenari progressivi di fine lockdown nell'isola. Il governatore richiama la cabina di regia varata dal governo nazionale, di cui lo stesso fa parte. Musumeci sottolinea quanto sia indispensabile accompagnare scelte proposte con una preventiva valutazione di ordine tecnico-scientifico, proprio per avere una interlocuzione consapevole con lo Stato. Il Presidente della Regione riconosce che la scelta da dove ripartire e in quali tempi non è facile. Per questo è necessario, direi forse indispensabile, che essa sia accompagnata da una strategia sostenuta da basi scientifiche e che individui una gradualità capace di tenere in considerazione il diritto di ciascun cittadino e di ciascun lavoratore alla sicurezza sotto il profilo sanitario. Secondo l'assessore alla salute Ruggero Razza, è necessario avere già uno sguardo proiettato al futuro che sia supportato da evidenze scientifiche. In questo momento, per usare una metafora automobilistica, è come se fosse entrata in pista una safety car. Siamo tutti desiderosi di ripartire o meglio ricominciare, ma dobbiamo capire come e quando, ma soprattutto farci trovare preparati. Tuttavia, oggi più che mai ricordo che è fondamentale continuare a rispettare le regole, conclude l'assessore. E si studia un piano per la ripartenza delle imprenditorie e delle attività commerciali a Palermo, ancora chiuse per l'emergenza sanitaria, coinvolte le associazioni di categoria per la pianificazione della fase 2. Si studia un piano per la ripartenza delle imprenditorie e delle attività commerciali a Palermo, ancora chiuse per l'emergenza sanitaria, coinvolte le associazioni di categoria per la pianificazione della fase 2. Di concerto con tutti i componenti della commissione da me presieduta, abbiamo ritenuto necessario e prioritario dare inizio a una serie di audizioni con il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, al fine di redigere un piano straordinario di rilancio economico in previsione della fase 2, che a causa dell'emergenza causata dal
coronavirus sta mettendo in ginocchio intere categorie commerciali nel nostro territorio, afferma Ottavio Zacco, presidente commissione consiliare attività produttive. Occorre reagire con tempestività per evitare di farci trasportare dallo sconforto e lasciare morire in silenzio il tessuto economico che in alcuni settori già versava in condizioni critiche ancora prima dell'emergenza Covid-19, ha concluso Zacco. Già da alcuni giorni, sottolineano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alle attività economiche Leopoldo Pianpiano, l'amministrazione attiva ha avviato un dialogo ed un confronto con le associazioni di categoria e le associazioni datoriali. Ne è scaturito un pacchetto di proposte e richieste che saranno oggetto di un apposito incontro che le stesse associazioni avranno con la Giunta nei prossimi giorni. Poiché alcune delle richieste sono di stretta competenza del Consiglio Comunale, in particolare quelle che riguardano dei provvedimenti inerenti alle tasse, siamo certi che il Consiglio Comunale e per esso le competenti commissioni potranno dare un valido contributo per le proposte che dovranno essere avanzate a livello nazionale, sia in termini normativi, sia in termini di sostegno diretto alle economie e alle imprese. La Confesercenti Sicilia scrive al governo regionale all'IRFIS, il presidente Vittorio Messina. Il turismo in Sicilia vale oltre il 15% del PIL. La regione crei un fondo di crisi del turismo con capitoli di spesa dedicati alla filiera. Il turismo in Sicilia vale oltre 15 punti percentuali del PIL regionale, 2 punti in più rispetto alla media del paese, un trend positivo che si è infranto con il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19 e per recuperare il quale servono misure straordinarie. Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, scrive all'assessore regionale al bilancio Gaetano Armao, ai vertici dell'IRFIS Sicilia, all'assessore al turismo Mario Messina, facendosi interprete del grido d'allarme dell'intero filiera turistica regionale. In Sicilia, come in altre regioni a bassa industrializzazione, dice Messina, il turismo e il suo indotto rappresenta un asset trainante per la tenuta economica complessiva del territorio. Ma per evitare che quanto costruito possa sgretolarsi, occorre un intervento regionale complementare alle misure del governo nazionale in grado di arginare i danni e consentire la ripartenza di tante PMI. Una iniezione di liquidità immediata, dice Messina, per un comparto che avrà bisogno di non meno di 18 mesi per tornare a vivere le dinamiche del periodo pre-Covid. Al primo punto tra le proposte di Confesercenti c'è la costituzione di un fondo di crisi del turismo a sostegno dei ricavi mancati da parte delle varie componenti la filiera turistica con l'individuazione di specifici capitoli di spesa a tutela delle realtà maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica quali ad esempio alberghi, tour operator, strutture turistiche balneari, ricettività extraalberghiera, campeggi, guide e accompagnatori turistici e noleggiatori con conducenti. Al secondo punto la previsione di finanziamenti a fondo perduto per le imprese per 3 mesi in misura proporzionale al fatturato, da un minimo di 700 euro a un massimo di 1.200 euro al mese. Ancora un capitolo di finanziamento a fondo perduto per guide e accompagnatori turistici in misura pari a 700 euro per la durata di 3 mensilità. Cura Italia, Ministero del Lavoro e l'INPS, da oggi il pagamento indennità dei 600 euro per oltre 1.800.000 lavoratori. In pagamento da oggi le indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. L'INPS ha avviato il pagamento delle indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia. È un segnale importante e concreto, ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che diamo a chi oggi, a causa dell'emergenza coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà. Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceverà l'indennizzo sul proprio conto corrente alla giornata di oggi ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come Ministero del Lavoro per avviare insieme all'INPS, al MEF e alla Banca d'Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l'Istituto per lo straordinario sforzo compiuto. Oggi più che mai il Governo è vicino ai cittadini. Uno sforzo enorme da parte dell'Istituto e dei lavoratori, ha detto il Presidente Pasquale Tridico, che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A regime a Messina la macchina per gli aiuti alimentari per le famiglie disagiate. Oggi ospite a 19 live il sindaco Cateno De Luca.
Abbiamo dato un codice a barre a chi ne ha diritto e ci sono state quasi 10.000 istanze. Quindi noi abbiamo fatto già fronte a circa il 7,50% del nucleo familiare totale della città di Messina e abbiamo distribuito quasi 2 milioni e 900 mila euro di sostegni per quanto riguarda gli aiuti alimentari. E con questo codice a barre, in base appunto al parametro di 300 euro fino a 800 euro in base alla composizione del nucleo familiare, diviso per 4 settimane, abbiamo impostato così, si va ai supermercati convenzionati, si stanno convenzionando tutti, nonostante ovviamente i primi giorni abbiamo avuto difficoltà operative, però siamo riusciti in ogni caso a far partire il sistema. E sul fronte della sostanza, e cioè di non lasciare nessuno affamato, sì, al 100%, anche perché noi prima di lanciare la CARD, che ha richiesto adempimenti amministrativi, la Regione Siciliana ci ha rotto le scatole fino a 4 giorni fa cambiando le carte in tavola, il buon Musumeci ci ha detto che ci dava 100 milioni di euro e ci ha dato finora 30 milioni di euro a tutti i comuni, quindi solo il 30%, ma questo è lasciare al netto di tutto questo. Io 39 milioni e 300 mila euro li ho trovati come strategia mia all'interno delle nostre risorse che avevamo disponibili. Nel frattempo che abbiamo fatto partire il sistema, noi abbiamo messo in campo, con la disponibilità di ristoratori che hanno chiuso, si sono messi a disposizione per cucinare e abbiamo portato pasti caldi in tutte le famiglie e si portano anche attraverso i banchi alimentari per chi è in condizione di cucinare i prodotti di prima necessità. Tenete conto che noi stiamo assistendo una complessiva comunità, quindi abbiamo avuto anche difficoltà all'inizio con i sistemi telefonici, tutta una serie di problemi che riguardano anche il momento emergenziale, perché poi con le linee telefoniche ci sono stati un po' ovunque i vari problemi. Fatto sta che abbiamo comunque avviato un sistema proprio per cercare di assistere complessivamente la comunità. Le disfunzioni, ripeto, ci stanno in una situazione di emergenza, ma cerchiamo di sopperire. Policlinico di Palermo, le attività del laboratorio di riferimento regionale per la Sicilia occidentale per l'emergenza SARS-CoV-2. Dalla via dell'emergenza ad oggi, il laboratorio ha processato circa 7.335 tamponi. Il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica dei virus influenzali, incardinato presso l'unità operativa complessa di epidemiologia clinica del Policlinico Universitario Paolo Giaccone, è attivamente coinvolto nella gestione della corrente emergenza pandemica e nel particolare nelle attività di sorveglianza epidemiologica e virologica sul SARS-CoV-2, in quanto laboratorio accreditato dall'Istituto Superiore di Sanità afferente alla rete italiana Influnet e riconosciuto come laboratorio di riferimento regionale per la Sicilia occidentale per l'emergenza coronavirus. L'attività del laboratorio consiste nell'analisi molecolare dei tamponi prelevati su casi sospetti di infezione malattia. Tale attività viene espletata in raccordo con l'Assessorato regionale per la salute e i dipartimenti di prevenzione delle ASP delle province coinvolte. Dall'avvio dell'emergenza ad oggi, il laboratorio ha processato circa 7.335 tamponi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 provenienti da tutte le province della Sicilia occidentale, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Palermo, con 511 positivi. Il laboratorio opera in regime di H24 ed ha una dotazione organica pari a 7 tra dirigenti medici e sanitari, 6 tecnici di laboratorio biomedico. In media i tempi di processamento di un campione ammontano a circa 4 ore, ma questo timing risente il volume di tamponi conferiti al laboratorio. Laboratorio che è dotato di apparecchiature tecnologiche avanzate nell'ambito dell'attività di sorveglianza e di epidemiologia molecolare e tra questi si annoverano estrattori automatizzati, amplificatori di acidi nucleici, sequenziatori e analizzatori di materiale genetico. Ripresi i lavori dell'anello ferroviario a Palermo dopo lo stop ai cantieri da parte del governo. Cronoprogramma modificato a causa della pausa forzata, la fine dei lavori slitterà di un mese. Dopo un mese di stop forzato, la D'Agostino, la ditta che si è aggiudicata l'appalto, ha ripreso i lavori nei cantieri dell'anello ferroviario di Palermo, che in questa fase avrebbe dovuto liberare una parte di via Mari, con cambiamenti dei sensi unici nelle vie circostanti, ma che a causa dello stop imposto dall'emergenza sanitaria ha rivisto il cronoprogramma con uno slittamento di circa un mese. Le variazioni al traffico riguardano soprattutto via Mirico Amari e via Wagner. In via Mari riaprirà l'incrocio con via Roma, con obbligo di svolta a destra verso piazza
Mariano Sturzo, mentre in via Wagner, nel tratto tra via Miraio Gravina e via Mariano Stabile, verrà ripristinato il senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile. In via Michele Amari, tra via Principe di Belmonte e via Merico Amari, scatta il divieto di sosta H24 sul lato destro della carreggiata, nella direzione di marcia, compresi i posti riservati, mentre in via Merico Amari, tra via Michele Amari e via Roma, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione via Roma. Si comincia a sbloccare l'impasse dei grandi appalti, tutti fermi per il virus, con circa 3.000 edili in cassa integrazione, come avevano denunciato una settimana fa dalla filea CGL Palermo. Come filea CGL di Palermo, Feneal, UIL e Filca CISL ci siamo recati in cantiere proprio per verificare le condizioni di sicurezza in cui i cantieri operavano. Da una prima così analisi abbiamo riscontrato comunque un'impostazione molto dettagliata all'ingresso, misure restrittive, autocertificazioni, mascherine, guanti, gel igienizzante, quindi comunque in una prima nostra primo nostro sopralluogo ha riscontrato che comunque l'azienda si sta organizzando, anche perché per noi vale sia per l'anello ferroviario ma vale anche per tutti gli altri cantieri che riapriranno da qui alle prossime settimane. La prima cosa che come organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni sottolineiamo è il rispetto delle norme di sicurezza proprio per la tutela dei lavoratori. Chiaramente il rispetto non solo viene esercitato attraverso l'introduzione di misure ad hoc, ma anche a nostro modo di vedere da dei controlli effettuati dai soggetti che sono preposti proprio a questo, quindi mi riferisco alla ASL, alle ASP, alla Protezione Civile, quindi che possono in qualche modo essere d'ausilio per verificare la condizione in cui operano i lavoratori edili nei cantieri. Quindi per noi venerdì a questo punto proporremmo ad Agostino di sottoscrivere un protocollo che appunto sulla falsariga del protocollo sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni sindacali nazionali e poi successivamente il 24 marzo sottoscritto dalle associazioni datoriali del settore delle costruzioni e filea Filca e Feneal nazionali, proprio su delle linee guida su come si debba operare nei cantieri edili. Quindi noi venerdì proporremo questo all'azienda, dopodiché siamo a disposizione e lanciamo nuovamente l'allarme che i cantieri vengano vigilati e che appunto vengano fatti i controlli adeguati. Continuano a crescere lentamente i contagiati da coronavirus in Sicilia, da sottolineare però che i dati di ieri sono il risultato di un numero di tamponi notevolmente ridotto rispetto ai giorni scorsi. Continuano a crescere lentamente i contagiati da coronavirus in Sicilia, da sottolineare però che i dati di ieri sono il risultato di un numero di tamponi notevolmente ridotto rispetto agli scorsi giorni. Salgono a 5 le vittime dell'oasi di Troina, aperto un fascicolo dalla procura di Enna contro ignoti per epidemia colposa e omicidio colposo. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle 16 di ieri, martedì 14 aprile, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato alla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 37.877 più 566. Di questi sono risultati positivi 2.501 più 43, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.071 persone più 21, 255 sono guarite più 18 e 175 decedute più 4. Degli attuali 2.071 positivi, 5 pazienti, 0 ieri sono ricoverati, di cui 53 in terapia intensiva più 2, mentre 1.466 più 21 sono in isolamento domiciliare. Riaprono a Palermo e provincia 5 ambulatori per le vaccinazioni che verranno programmate attraverso prenotazioni con regole precise per prevenire il contagio da Covid-19. Riaprono a Palermo e provincia 5 ambulatori per le vaccinazioni che verranno programmate attraverso prenotazione e con regole precise per prevenire il contagio da Covid-19. I centri di Pietra Tagliata, Pallavicino, Sette Cannoli, Monreale, Belmonte e Mezzagno si andranno ad aggiungere all'ambulatorio di Piazza Aragonesi, che nelle ultime 4 settimane aveva assicurato a Palermo le vaccinazioni non differibili. Le attività vaccinali dell'ASP di Palermo sono estese da questa mattina
ad altre strutture aziendali, selezionate in base alla posizione in ambito cittadino e alla dotazione di locali in grado di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla disposizione nazionale e regionale, a cominciare dal distanziamento sociale. Gli utenti potranno scegliere dove recarsi prenotando la vaccinazione telefonando allo 091 703 23 79 per i centri di Pallavicino, Sette Cannoli e Piazza Aragonesi e allo 091 703 23 82 per Pietratagliata, Monreale e Belmonte Mezzagno. Gli operatori comunicheranno la giornata e l'orario in cui si potrà accedere alla struttura secondo la disponibilità in agenda. Per motivi di cautela e sicurezza saranno consentiti 20 accessi per la seduta del mattino e 10 per quella del pomeriggio. Per evitare assembramenti, gli utenti dovranno scrupolosamente osservare il rispetto dell'orario previsto e la prenotazione. I minori entreranno nel centro di vaccinazione accompagnati da un solo congiunto o tutore. Eventuali altri accompagnatori resteranno fuori alla struttura. Per i centri della provincia, gli utenti potranno prenotarsi contattando le unità operative ai recapiti presenti sul sito internet dell'ASP di Palermo, www.asppalermo.org. Nonostante l'attuale fase di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, spiegano dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, è dovere degli operatori di sanità pubblica proteggere la popolazione, specialmente quella in età pediatrica e la categoria dei soggetti fragili, dai rischi di contrarre patologie infettive che possono essere evitate grazie ai vaccini, dalla cui importanza si discute anche in questi giorni a proposito delle strategie di contenimento del coronavirus. Sport. L'assessore comunale Paolo Petralia Camassa in videoconferenza con gli operatori dello sport di Palermo ha raccolto le loro richieste da sottoporre al ministro Spadafora. Ad emergere sono state molte criticità relative alla ripresa del settore sportivo e grazie al confronto con gli operatori del settore della città è stata stilata una lista di proposte da sottoporre al ministro Spadafora. Tra i punti in agenda si chiede l'intervento governativo per la sospensione dei canoni concessori degli impianti sportivi pubblici, la sospensione dei pagamenti dell'IVA per il comparto sportivo fino al riavvio delle attività, contributi, prestiti d'onore, fondi garanzia e nuove regole per le sponsorizzazioni. L'assessore Paolo Petralia Camassa ha dichiarato che in un continuo e proficuo scambio di informazioni finalizzate ad ottimizzare i risultati e in considerazione dell'ottima intesa esistente tra il settore sportivo e l'amministrazione incontreremo gli operatori dello sport cittadino per un ultimo confronto prima di quello con il ministro. Quello che chiederemo al governo ha una duplice funzione: permettere allo sport di poter ripartire e al contempo gestire nel modo migliore la fase della ripartenza tenuto conto delle grandi difficoltà in cui versa lo sport a causa della crisi. Lo sport, come il turismo, è stato uno degli elementi che hanno rilanciato la città in questi anni con decine di eventi nazionali e internazionali. L'associazionismo sportivo di base di eccellenza ha rappresentato in questi anni uno dei mondi vitali della città e insieme stiamo ora lavorando per costruire un percorso in vista della cosiddetta fase 2. L'amministrazione comunale si farà portavoce col governo nazionale direttamente o tramite l'ANCI di sostenere questo settore, anche perché sarà un modo per rimettere in moto la nostra comunità, dichiara il sindaco di Palermo. L'assessore Paolo Petralia Camassa e il sindaco Luca Orlando e gli assessori allo sport delle città metropolitane incontreranno in videoconferenza il ministro Spadafora giovedì prossimo alle ore 12. Sono 25 cittadini di Bagheria positivi al coronavirus. Si registra il primo caso ad Altavilla Milicia. Seppure la situazione dei contagiati in provincia sia sotto controllo, anche grazie al corretto comportamento dei cittadini, a Bagheria il numero delle persone trovate positive al Covid-19 è salito a 25 e si registra anche il primo caso ad Altavilla Milicia. A Bagheria, da quando è iniziata la pandemia, sono 25 i cittadini positivi al coronavirus, di cui 4 completamente guariti, tra i quali 2 fratellini di 18 e 3 mesi, dimessi dall'ospedale di Cristina di Palermo, che tante emozioni avevano suscitato in città, 6 sono ancora ricoverati in ospedale, 12 invece sono positivi ma sono a casa perché stanno discretamente bene, 2 sono coloro che guariti si trovano in strutture messe a disposizione dalla regione siciliana in attesa di poter tornare a casa e 1 è l'unico trovato positivo dopo il tampone tra quelli che erano in quarantena al rientro in Sicilia. E come si diceva, un caso positivo al Covid-19 è stato registrato ieri ad Altavilla Milicia. Si tratta di un ragazzo che vive in una delle contrade del paese, dove è arrivato dall'estero da circa 20 giorni.
A comunicarlo il sindaco Pino Virga, il quale assicura che il ragazzo sta bene, è totalmente asintomatico e fin dal suo rientro non ha avuto alcun contatto con nessuno, essendo sempre rimasto in totale isolamento all'interno della propria abitazione. A Santa Flavia nei giorni scorsi si è verificato pure un caso di un bambino che però è in via di guarigione. Per fortuna a Ficarazzi non si registrano casi di contagi e per questo il sindaco Martorana chiede ai cittadini di continuare a mantenere alta l'attenzione per evitare contagi. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per oltre 1 milione di euro ad un imprenditore di una società di vigilanza privata. Sequestro della Guardia di Finanza di Catania per un valore di 1.100.000 euro di disponibilità finanziaria e immobili di proprietà dell'imprenditore Gaetano Debole, 36 anni, socio e rappresentante legale della Serenissima Vigilanza SRL, per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento IVA. Il provvedimento nasce a seguito di una verifica fiscale in riferimento ai periodi di imposta dal 2014 fino al 2018, durante la quale sono emerse irregolarità e condotte penalmente rilevanti. La società, infatti, per l'anno di imposta 2015 avrebbe eliminato arbitrariamente e senza motivazione dal bilancio societario un debito IVA mediante un credito fittizio, producendo una dichiarazione falsa e omettendo di dichiarare l'imposta a debito per circa 400.000 euro. Nel corso del 2016, invece, sempre la stessa società avrebbe inserito nella dichiarazione del reddito elementi passivi fittizi per oltre 500.000 euro tramite l'emissione di fasulle note di credito. Tali note di variazione, giustificate come operazioni di storno per errate fatturazioni, non sono state supportate dal contribuente attraverso la presentazione di idonea documentazione. Nel 2017, inoltre, la società non avrebbe versato entro i termini previsti un'imposta sul valore aggiunto per oltre 600.000 euro. A conclusione delle indagini tributarie, le Fiamme Gialle Etnee hanno pertanto segnalato l'imprenditore alla Procura. Sono stati quindi sottoposti a sequestro, oltre alla liquidità presenti nei conti correnti e alle altre disponibilità finanziarie dell'indagato, tra le quali polizza e vita per 50.000 euro, 4 immobili situati nei comuni di Catania e nella provincia di Enna per un valore di oltre 500.000 euro e le quote di 2 società per un valore di 50.000 euro. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.